C'è anche dell'altro però. Quali sono le difficoltà che incontra nel nostro paese chi decide di fare l'imprenditore? Soprattutto perché in Italia i giovani, a meno che non abbiano l'impresa di famiglia, prendono sempre più raramente in considerazione la possibilità di fare l'imprenditore? Abbiamo incontrato alcuni personaggi che hanno deciso di provarci e ce l'hanno fatta. Con loro abbiamo cercato di chiarirci le idee sullo stato di salute dell'imprenditorialità nel nostro paese. Con Seminole, Giuseppe Accardi si trova a sperimentare un modello operativo che in Italia non è molto diffuso. Cioè era quello di aiutare delle piccole società a nascere o a crescere, facendolo con in mente una collaborazione che non fosse solo e tanto di tipo finanziario, anche perché quelle risorse non sono infinite, ma che fosse piuttosto di sostegno, incoraggiamento, collaborazione, attività di marketing strategica. Noi siamo stati mossi anche da una convinzione molto particolare, cioè che quando si parla di innovazione si dimentica che esiste quella che noi abbiamo definito un'innovazione legata al trasferimento applicativo, che consiste nel prendere una tecnologia, una competenza che viene utilizzata in un determinato ambito di servizio industriale e trasportarla in altri ambiti di servizio o altri ambiti industriali. Ma il fallimento è una parola che in Italia spaventa moltissimo, è un concetto che conosco anche molto da vicino e purtroppo il preconcetto del fallimento è assolutamente snervante e soprattutto inibente. Forse perché, come sempre, in Italia siamo un po' furbetti, cioè il fallimento di un'azienda tecnicamente significa che un progetto che è stato impostato non ha avuto i risultati previsti. All'estero il concetto del ci provo parlo soprattutto degli Stati Uniti, ma non solo, questo vale anche in altri paesi europei, è capito come linfa vitale per l'economia di un paese. In Italia mi piacerebbe, no, io non ce l'ho, ma vedere se fosse possibile fare la statistica degli imprenditori di primo pelo, cioè è facile essere imprenditori perché si ha un cognome di un certo tipo e la propria famiglia era imprenditore, il nonno è imprenditore, il papà, e guarda caso io sono imprenditore nella stessa azienda. L'imprenditore è quello che suo padre faceva un'altra cosa e lui decide che gli piace un progetto, quindi ne ha amore intenso, ne ha una spinta assolutamente personale e prova a fare. Esiste oggettivamente una difficoltà per chi arriva da un'esperienza magari anche universitaria in cui il concetto di impresa è studiato sui libri ma è lontano dalla pratica quotidiana. Diciamo che la nostra volontà e la nostra speranza sono quelle di offrire un aiuto che è finalizzato a fare azienda, cioè noi non siamo un ente caritatevole. Certamente le speranze non vanno perse, tutt'altro. Forse adesso va anche cambiata la definizione di giovani, sto parlando a ruota libera, ma è vero, cioè io che qui sono sempre stato considerato un giovane, pur con la barba bianca, all'estero sono il nonno dei nonni. Non tocca a me in questa sede affrontarlo, però sarebbe interessante un giorno mettere intorno a un tavolo università, le pubbliche amministrazioni e l'unione industriale, l'industria, e provare a domandarsi che cos'è che impedisce ai giovani di fare azienda in Italia. E secondo me verrebbero fuori degli aspetti molto interessanti. Io credo che siano due gli elementi sui quali varrebbe la pena investire. Pur essendo l'Italia basata sulle piccole e medie imprese, c'è un po' questa diffidenza nei confronti dell'impresa e ci sono parecchie difficoltà. Il primo è quello di individuare persone di grande esperienza che sappiano fare scouting tra le idee. Una delle più grandi sono ovviamente le pastoie burocratiche. Detto questo, devo dire che secondo me io condivido quello quando si dice che i giovani in Italia possono provare a fare impresa e andrebbero aiutati. Il secondo elemento è quello della connettività, è quello della necessità che il nostro territorio sia più connesso
ai grandi parterre in cui si può pensare di vendere l'azienda. Si parla magari di università, di unione industriale, di sistema di pubblica amministrazione, manca un elemento chiave, il sistema creditizio e bancario. Io credo che ci siano questi momenti, il momento d'ingresso e il momento di uscita. Noi come giovani imprenditori quello che possiamo fare, e lo stiamo già facendo per esempio con gli studenti del Politecnico, è quello di iniziare a lavorare con loro con un sistema di quasi tutoraggio. Se riuscissimo a fare un investimento in questo, forse il nostro paese potrebbe migliorare i suoi indici di creazione di nuove imprese. Stiamo facendo dei concorsi, ma la cosa più importante è iniziare a stabilire quelle relazioni che possano aiutare e soprattutto dare coraggio per provare a fare impresa.